Buonasera, gli amici telespettatori di TV City. Parte oggi un nuovo format di approfondimento a cura della nostra redazione con ospiti in collegamento in streaming per parlare naturalmente della grande emergenza del coronavirus con esperti del settore. Saluto innanzitutto alla regia il nostro direttore tecnico Ciro Gaglione e l'ospite di questa sera, il dottor Vincenzo Schiavo, consigliere dell'Ordine dei Medici di Napoli e Provincia. Buonasera, dottore. Già Buonasera. nostro ospite, sui canali di TV City proprio di recente. E, stasera partiamo dall'analizzare quello che è stato l'ultimo bollettino dalla sede del COC del sindaco Palomba di ieri sera. Da questo bollettino si evince che i contagi stanno diminuendo e che c'è un aumento dei guariti. Dottore, lo possiamo leggere come un dato positivo? Certamente va letto come un dato positivo perché la diminuzione del numero dei contagi e soprattutto l'aumento delle guarigioni cliniche dei nostri pazienti è quello a cui miriamo tutti quanti. Da un lato vuol dire che le misure, diciamo, di contenimento dei contatti sociali stanno avendo i loro primi risultati e dall'altro che anche le terapie che stiamo mettendo in campo, tutti, inclusi i medici di medicina generale, ma soprattutto i medici ospedalieri negli ospedali Covid, stanno cominciando a dare i loro frutti. Quindi diciamo che possiamo leggere dati rassicuranti, per quanto riguarda la situazione nella nostra città. Dati in miglioramento, sicuramente, sicuramente dati in miglioramento, anche se mi preme dire che in questo momento, l'ultimo bollettino che riguarda invece il numero dei medici purtroppo vittime di questo Covid è salito a 120, di cui 46 purtroppo proprio medici di medicina generale. A proposito dei medici, qual è la situazione degli operatori sanitari in quelle che sono le strutture di Napoli e provincia? C'era una grossa carenza in termini di dispositivi di sicurezza. Ora le cose come vanno? Allora, i dispositivi di protezione individuale, no? Questo acronimo DPI che vuol dire tutti quelli che sono i dispositivi, vale a dire le mascherine in particolare, ma anche i calzari, le tute, gli occhialini, le visiere, i caschetti e quant'altro, sono una delle note dolenti che hanno proprio purtroppo consentito a questo virus di fare una vera e propria strage di medici. Scusate se uso questo termine, perché 120 medici in un mese e mezzo deceduti per nemmeno nei tempi di guerra si sono visti, perché c'era la protezione dello scudo della Croce Rossa che in qualche modo difendeva i medici. In questa fase invece i medici sono diventati proprio delle vittime sacrificali. Comunque, fatta questa digressione, ripeto, che mi fa veramente rattristare tantissimo, veniamo a dei dati più recenti. In Sì, questo momento, sì, in proprio oggi questo lei. momento, ho finito mezz'ora fa, non più di mezz'ora fa, lo dicevo a Ciro prima, una riunione in regione che vede, diciamo, la messa in campo di un programma anche di presa in carico di pazienti non gravi, ma gestibili a domicilio da parte di un team multidisciplinare che sarà composto da un infettivologo e noi facciamo capo al professor Carmine Coppola, primario dell'ospedale di Gragnano della epatologia, con gli specialisti ambulatoriali dei distretti, quindi sarebbero i medici che operano all'interno delle strutture distrettuali, dei medici di famiglia che hanno dato la propria adesione e dei medici cosiddetti delle USCA, queste famose, già ne abbiamo parlato nell'altro collegamento, unità speciali di continuità assistenziale. Questo team multidisciplinare dovrà occuparsi, cercando di portare le terapie anche a casa, quanto più vicine a quelle dell'assistenza ospedaliera, il trattamento di pazienti gestibili a domicilio che non hanno particolari esigenze assistenziali come potrebbe essere la ventilazione
o l'intubazione orotracheale. In questo E questo. modo, noi ci siamo. Prego, dottoressa. No, dicevo, questo programma messo a punto dalla regione di assistenza domiciliare congiunta, quando sarà operativo? Allora, noi oggi abbiamo scritto il primo verbale nel quale abbiamo fatto una sorta di comunione di intenti. Chiaramente, come dicevamo prima, una delle cose fondamentali deve essere la garanzia che a tutti i medici che andranno a domicilio di questi pazienti, siano essi sospetti o casi conclamati di Covid, debba essere assicurata una protezione totale dal punto di vista della somministrazione di DIP, di dispositivi di protezione. Quindi abbiamo chiesto garanzie in questi sensi. In questo senso abbiamo cercato di impegnare la regione e attendiamo le risposte da parte del presidente della regione e dei direttori generali delle aziende. Quando avremo la sicurezza che i medici potranno operare in tutta tranquillità e sicurezza, scenderemo, diciamo, in campo anche noi a domicilio. Nel frattempo, però, abbiamo dato un altro tipo di disponibilità. Una disponibilità attraverso la telemedicina, cioè noi attraverso delle piattaforme evolute di connessione via web o via anche dispositivi smart come smart device come i telefonini oppure come gli iPad o comunque altre applicazioni che purtroppo non sono proprio appannaggio di tutti i pazienti, di tutte le famiglie, diamo anche una sorta di assistenza via web, via telematica, con la telemedicina. In questo modo possiamo vedere i nostri pazienti, rassicurarli, poter ispezionare la cute, le mucose, parte diciamo di organi che possono essere visualizzati attraverso un collegamento telematico. Ma dal rapporto diciamo così stretto che abbiamo i nostri assistiti, spesso ci sentiamo dire che basta anche che i nostri pazienti ci vedano per farli sentire meglio. Spero che non sia una, come dire, una leggenda metropolitana, ma anche questo potrebbe avere in questi momenti di tristezza, in questi momenti di solitudine, di isolamento che abbiamo tutti quanti noi, potrebbe anche questo essere una buona terapia. Quindi la vicinanza del proprio dottore funge anche da come una sorta di supporto, diciamo, psicologico, ma lei lo accennava, attraverso la telemedicina voi potete anche comprendere delle cose importanti. Certo, la visione di mucose degli occhi, la visione della pelle, diciamo, come dire, un ingrandimento delle fauci, di una bocca aperta, oppure una visualizzazione, e un sentire, un respiro, dei colpi di tosse, sono tutte cose che accanto anche a piccoli, diciamo, gadget diagnostici come un saturimetro. Apro la parentesi, abbiamo anche chiesto al presidente che ci fornisca dei saturimetri che potremo poi dare ai nostri pazienti a casa ed abbiamo avuto, diciamo, una risposta che bisogna aspettare, attendere i termini di una gara per acquistare questi saturimetri. Nel frattempo, invece, però, siamo stati informati che attraverso di noi delle mascherine chirurgiche, il numero non glielo so dire, ma saranno anche, diciamo, date a noi da poter dare ai pazienti, magari soprattutto a quelli che non possono permettersi di comprarle. Una quota di diciamo, di queste mascherine sarà acquistata al 50% dalla regione e l'altra quota, diciamo, sarà donata e quindi sarà completamente gratuito, diciamo, l'uso di queste mascherine, la distribuzione di queste mascherine. Che ripeto, avverranno attraverso di noi. Chiaramente io uso sempre il condizionale perché sono delle cose delle quali noi avremo contezza nel momento in cui ci saranno offerte. Certo, dottore, lei ne parlava prima, ma a che cosa serve il saturimetro? Allora, il saturimetro, giusto, è una parola tecnica che si riferisce a un piccolo apparecchietto che si mette all'indice o un altro dito si applica e dopo pochi secondi si ha la lettura della concentrazione dell'ossigeno nel sangue capillare. Esistono anche delle app che sono
presenti sui telefonini a più alta tecnologia, quella che insieme alle fotocamere presentano, diciamo, delle camere a rilevazione di raggi infrarossi. Con un'app congiunta si può mettere il dito sempre su questa parte posteriore dove è presente la fotocamera e fare una rilevazione. Allora, se noi mettiamo i caratteri del respiro, il polso, quindi il numero di battiti cardiaci, la ossimetria che facciamo con queste app o con questi saturimetri, diciamo il modo di respirare del paziente e il suo viso potrebbero darci delle indicazioni. Chiaramente, se c'è il precipitare di una situazione con sintomi di affanno, ecco, quello in video vedo un saturimetro, con affanno, con una tosse persistente, con una febbre intermittente che, attenzione, non deve nemmeno essere una febbre alta. Noi cominciamo ad avere, diciamo, una preoccupazione quando una febbre intermittente è superiore a 37,5 gradi. Tutte queste indicazioni ci possono far aiutare il nostro paziente che può cominciare una terapia a casa, una cura a casa, dandoci attraverso la possibilità della de telemedicina dei parametri per poter fare una diagnosi più o meno accurata. Quindi, qualora voi riscontrate questi sintomi, al paziente viene data una terapia domiciliare e poi viene seguito dal proprio medico di medicina Viene generale. seguita con diciamo, perlomeno due contatti durante la giornata, mattina e sera, durante i quali si fa un triage telefonico, vengono richieste alcune notizie. Io ho avuto due pazienti trattati così, per fortuna mia, ma soprattutto loro, si sono concluse tutte e due positivamente, anche con due tamponi negativi a 24 ore di distanza l'uno dall'altro. Diciamo che in media si pensa che il numero di pazienti che il medico di medicina generale statisticamente si potrà trovare a trattare a domicilio oscilla in una popolazione in carica ad ogni medico che oscilla tra 1.000 e 1.500 assistiti, tra 2 e 5 pazienti. E qualora invece c'è un peggioramento del quadro clinico, che cosa Si succede? attiva il 118 e insieme al 118 si reperisce un posto in un'unità Covid. Il nostro ospedale di riferimento è quello di Bosco Reale, che è stato completamente, diciamo, adibito a unità Covid. In seconda battuta c'è l'Oreto Mare, che sarebbe quello più vicino, e poi c'è il centro di eccellenza, che è il Cotugno di Napoli. Anche per quanto riguarda l'ospedale di Bosco Trecase, i dati sembrano positivi perché stanno diminuendo i contagi e aumentando i guariti. Sì, perché anche nell'unità Covid dell'ospedale di Bosco Trecase, ricordo che si sono iscritti alla piattaforma per la sperimentazione del tocilizumab, quel farmaco che il professore Ascierto ha portato agli onori della cronaca, e loro per primi, su un piccolo, mi posso consentire, suggerimento mio a Paolo Ascierto e poi attraverso di lui ai responsabili del Covid di Bosco Trecase, è stata fatta anche una sperimentazione con quel farmaco che, mentre nella sperimentazione ufficiale nazionale si somministra endovena, nella nostra azienda avevamo delle scorte di questo tocilizumab per via sottocutanea, perché ricordo è un farmaco che si usa nella cura dell'artrite reumatoide. E grazie al suggerimento del professor Ascierto, nell'ospedale Covid, proprio all'apertura, nei primi giorni, è stato somministrato per via sottocutanea, quindi diventando addirittura una primissima sperimentazione. Poi sono stato contattato dal professor Ascierto, che mi richiedeva dei contatti per vedere come stavano andando questo tipo di, diciamo, di somministrazione sottocutanea, e sono in attesa poi di conoscere i dati ufficiali. Nel frattempo, vedendo le guarigioni, credo che stiano andando bene. Quindi questa terapia farmacologica può dare risultati soddisfacenti. Unita ad altri presidi, all'ossigenoterapia, alla colchicina, che è un altro farmaco che si sta sperimentando e pare che stia dando buoni risultati, ad alcuni antivirali che sono di
diciamo, di prescrizione esclusiva degli infettivologi, credo che ogni giorno avremo dei risultati e delle guarigioni sempre in numero crescente. Proprio oggi il governatore della Campania, Vincenzo Di Luca, parlava di uno screening di massa che dovrebbe caratterizzare la fase 2. Lei che cosa ne pensa? Allora, ho letto questa notizia, ne ho avuto, diciamo, motivo anche di discutere nel pomeriggio a questo tavolo regionale. Questi test hanno bisogno di una minimazione, di una validazione dall'Istituto Superiore di Sanità, perché mentre sono stati usati a tappeto, per esempio in Corea, ma anche in Germania, noi l'Italia ci va un po' con i piedi di piombo, vuole essere sicura che siano dei test validi, che siano dei test ben utili a quella fase che a noi fra poco dovremo affrontare, che è quella di vedere la fase cosiddetta 1, poi la fase 2, di vedere soggetti in giro ed essere sicuri che chi va in giro non sia un soggetto, diciamo, asintomatico, però portatore. Dottore, la strada è ancora lunga. Beh, diciamola prima di tutto che dobbiamo abituarci a convivere con questo virus, come ci siamo abituati a convivere precedentemente col virus della SARS, come abbiamo convissuto e conviviamo col virus dell'influenza che, ricordo, l'anno scorso ha fatto decine di migliaia di vittime, nonostante la vaccinazione, e soprattutto la speranza verrà da un vaccino che pare non sia tanto lontano la sua realizzazione. Nel momento in cui avremo il vaccino, avremo la possibilità di cure multiple per questa malattia, tutto sta a saper rispettare le regole. In questo momento sono quelle di restare a casa. Domani saranno quelle di girare con la mascherina, di osservare le distanze di sicurezza, di portare dei guanti per evitare che si possano toccare, che ne so, banconote o altri oggetti, maniglie, porte, dove un ipotetico portatore o ammalato potrebbe aver lasciato quantità di virus. In questo modo, convivendo con il virus, lentamente torneremo alla normalità. Bene, dottore, continueremo a parlare di queste tematiche nelle prossime puntate della nostra trasmissione. Io la saluto e la ringrazio per essere stato in nostra compagnia. Saluto naturalmente anche il nostro direttore tecnico, la regia, Ciro Gaglione, e grazie a tutti per la cortese attenzione. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera. Ciao.